collegare il fluorocarbon alla treccia che stiamo utilizzando, la treccia di casa Trabucco Neo X8 Multicolor, eseguo il Tony Pegna, semplice da realizzare ma con una tenacità veramente alta. Come fluorocarbon utilizzo è dello 0,60, stiamo parlando dell'XPS Ultra Strong FC403. Ho già preparato uno spezzone di 10 metri perché sono 10 metri che collegherò alla nostra treccia. Andiamo ad eseguire il nodo in questione facendo un nodo semplice tra il fluorocarbon e la treccia. In questo modo avremo uno stop di battuta. Adesso andiamo ad eseguire 10 spiralizzazioni sul nostro fluorocarbon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Arrivati a questo punto dobbiamo risalire per ben 6 volte ritornando verso il nodo che avevamo fatto. Una volta eseguiti i 6 passaggi andiamo ad inserire il capo nell'asola in questo modo. Tiriamo sia il nodo del fluorocarbon che avevamo utilizzato come stop che la treccia. Il nodo è praticamente terminato. Possiamo fare, volendo, un abbellimento al nodo, che è quello di accostare il fluorocarbon alla treccia per poi eseguire dei mezzi colli in tal modo da compattare il fluorocarbon proprio sulla treccia ed evitare quei fastidiosi rumori che si vengano a sentire durante l'entrata e la fuoriuscita del nostro nodo sugli anelli. Accosto il fluorocarbon alla treccia e vado ad eseguire dei mezzi colli di chiusura. Basta farne 5, 6, 7, non ha importanza. 2, 3. Durante la realizzazione di questi mezzi colli non serve serrarli a morte perché il nodo era già completamente terminato, quindi questi colli sono soltanto di abbellimento del nodo e, come vi dicevo, per evitare quel fastidioso rumore che si sente durante l'entrata e la fuoriuscita sugli anelli. Una volta eseguiti i mezzi colli andiamo a tagliare le eccedenze.